Buongiorno e ben ritrovati a Da Voi la Linea per approfondire quelli che sono i temi del giorno. Partiamo da Udine. La Giunta oggi ha deliberato l'approvazione dello schema di avviso pubblico per la concessione di contributi ad hoc in vista dell'anno scolastico 2020-2021. Ci colleghiamo con Isabella Gregorato, che assieme all'assessore Elisa Battaglia, ma anche con l'assessore Cigolotto, per annunciare quelli che saranno gli eventi dell'estate in città. A te la linea. Un saluto ai nostri amici telespettatori, mi trovo a Palazzo Daronco nel Salone del Popolo dove si sono appena conclusi i lavori della Giunta comunale, nel corso dei quali sono stati presi alcuni provvedimenti come ad esempio lo stanziamento di fondi per le scuole di Udine, ma ne parliamo con l'assessora alla cultura Elisa Battaglia. Quindi, aiuti consistenti, mi pare di capire, per le scuole, soprattutto per poter accedere più facilmente alla rete. Assolutamente sì, il Comune di Udine ha deciso di stanziare 122.000 euro a favore degli istituti scolastici della città di Udine, sia pubblici che paritari, per l'acquisto di materiale informatico. Appunto, a supporto degli alunni, appunto, tale materiale verrà dato in comodato d'uso direttamente agli alunni, a supporto per la didattica a distanza. Questo finanziamento si va a sommare ad altre due importanti linee contributive, che sono quelle derivanti dal legato di Top Wasserman per un importo di 260.000 euro appunto a favore di tutti gli alunni che hanno dei disturbi dell'apprendimento, per cui degli strumenti compensativi per aiutarli anche in questo caso nella didattica. E un altro importante contributo, che è di 100.000 euro, che viene offerto appunto da parte del Comune per l'acquisto di buoni libro, dunque per il materiale scolastico, appunto a favore degli alunni, per cui un'importante iniziativa messa a punto dal Comune di Udine per aiutare e supportare le scuole della nostra città e favorire la didattica a distanza, appunto in previsione del rientro a settembre, che ancora purtroppo non sappiamo come avverrà. Ecco, a tal proposito, le difficoltà che hanno avuto gli studenti delle scuole di Udine, avete ricevuto segnalazioni qui in Comune? Sì, nella prima fase abbiamo ricevuto delle segnalazioni molto importanti per quanto riguarda la mancanza della possibilità da parte delle famiglie di accedere al materiale informatico che veniva messo a disposizione delle scuole e dunque la possibilità di fare i compiti. E non finirò mai di ringraziare la Protezione Civile, perché ci ha dato un valido supporto per la consegna dei compiti a questi bambini, ma anche per la consegna del materiale informatico, perché alcuni istituti che avevano dei tablet appunto li hanno distribuiti direttamente alle famiglie e hanno permesso così a tutti i bambini di non essere discriminati e continuare a seguire la didattica anche da casa. Ecco, ringraziamo l'assessore alla cultura Elisa Battaglia e chiamiamo l'assessore Fabrizio Cigolot. Ecco, ho detto assessore all'istruzione Elisa Battaglia, l'assessore alla cultura Fabrizio Cigolot. Vediamo se ci raggiunge, perché ha delle novità per quanto riguarda l'organizzazione degli eventi per l'estate in città, quindi eventi che dovranno essere commisurati, no? Adeguati al momento. Al momento, sì, esatto, perché ci sono le disposizioni che vengono dal governo nazionale, ma poi anche dalla regione, le ordinanze sindacali, c'è una congenie di norme, di circolari, di decreti, di interpretazioni che rendono effettivamente molto complessa adesso organizzare eventi in città. Però noi oggi abbiamo voluto lo stesso approvare l'avviso pubblico che stanzia per il momento 100.000 euro, però potranno eventualmente essere ricalibrati, a favore di manifestazioni che si possono appunto organizzare nell'estate in città. Chiedo scusa, ma ci sono questi infernali telefonini che squillano nei momenti, questo per dire che siamo assolutamente in diretta. Quindi l'avviso è stato approvato dalla Giunta, verrà reso pubblico attraverso gli strumenti della comunicazione del Comune, quindi lo fa tutto il sito internet. Ciò consentirà a tutti coloro che vogliono presentare domanda per appunto realizzare dei progetti per l'estate in città di candidarsi. Noi prevediamo un contributo massimo di 10.000 euro sulla base di un preventivo delle spese che verrà valutato tenendo conto di criteri, modalità e priorità che sono definiti nel bando stesso.
Pensiamo di poter offrire un ventaglio di iniziative, ovviamente sotto un profilo culturale, ecco, abbastanza variegato, che tiene conto di tutti gli spettacoli, degli spettacoli dal vivo che si possono esprimere in tanti modi, ma pensiamo anche a attività di animazione sul territorio, in centro città, nel centro storico, nelle periferie soprattutto. Nei giorni scorsi abbiamo avuto un bel incontro con i presidenti dei consigli di quartiere, abbiamo definito anche con loro alcune esigenze delle singole aree e pensiamo che attraverso questo strumento dell'avviso potremo raccogliere tanti progetti interessanti. I termini, ecco perché. E poi restituisco la linea allo studio. Entro l'8 di giugno raccoglieremo le domande, poi le istruiremo. Pensiamo di partire a fine giugno e portare avanti la nostra estate fino a fine ottobre, perché vogliamo animare quanto più possibile la nostra bella città. Bene, ringraziamo l'assessore alla cultura Fabrizio Cigolot e restituisco la linea allo studio. Grazie Isabella Gregoratto ed ora parliamo dell'emergenza Covid che almeno per ora nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Udine è rientrata. Il direttore Amato De Monte racconta come sono stati affrontati i difficili momenti accogliendo 46 pazienti e riuscendo a tenere molto basso il tasso di mortalità al 15%. Un grande supporto si è avuto grazie all'utilizzo dell'ozono terapia. Sono con il dottor Amato De Monte, dirigente del reparto di anestesia del Santa Maria della Misericordia. Allora, dottore, è finita o no l'emergenza coronavirus nei vostri reparti? Beh, è finita sì da oltre 15 giorni, non abbiamo ingressi per pazienti da coronavirus. Quanti pazienti sono transitati da voi? 46 pazienti con una mortalità inferiore al 20% e tutto su pazienti che avevano importanti comorbidità. Ecco. Perché sono guarite molte persone? Perché? Perché secondo me rispetto alla Lombardia, perché qui abbiamo avuto meno affanno, non c'è stato il picco che hanno avuto in Lombardia e abbiamo avuto la possibilità di curarli più a lungo come si curano i pazienti di terapia intensiva. Il ruolo dell'ozonoterapia? Speriamo sia stato, venga dimostrato per quello che è stato. Effettivamente a noi ha consentito di superare il momento principale della crisi quando avevamo tutti i letti di terapia intensiva occupati e siamo riusciti a trattare questi pazienti nel reparto di infettivologia, pazienti che normalmente sarebbero stati trattati in terapia intensiva, però non essendoci stati posti, noi pensavamo di ritardare l'ingresso in terapia intensiva, lo abbiamo evitato. Ecco, senta, che effetto ha questa terapia, ha avuto sul Covid? Ma l'effetto inaspettato è stata la rapida regressione di questa polmonite, nel senso che pazienti che utilizzavano addirittura quel casco che avete visto nelle varie immagini televisive, che il giorno dopo lo toglievano, quindi dopo tre trattamenti noi potevamo abbandonare il trattamento di questi pazienti per trattare quelli più gravi. Senta, mi racconta qual era l'atmosfera proprio nei momenti proprio iniziali dell'emergenza? È un momentino di disorientamento, direi anche di paura, paura di essere contagiati anche, paura che però nel giro di due o tre giorni è completamente scomparsa e tutti sono stati meravigliosi, dai medici agli infermieri e anche al personale di supporto e anche all'azienda dell'ospedale e anche ai tecnici che hanno messo in atto delle misure che renderanno più sicuro l'ospedale di Udine nel caso dovessero esserci ulteriori situazioni di peggioramento. Senta, c'è stato qualche operatore o operatrice che all'inizio ha esitato a entrare? Sono manifestato la loro paura, ma nessuno ha esitato a entrare, però appunto quel che è stato bello, ammirevole, insomma, capire che superata la prima fase dell'impatto, poi tutti hanno dato il massimo di se stessi. Senta, chi ha vinto? Dai, ha vinto l'uomo, speriamo che vinca sempre così, speriamo che insegni qualche cosa anche di più che semplicemente all'impiego dei farmaci e delle tecniche sanitarie. Voglio dire, siamo più uniti?
come dopo il terremoto, si era più uniti nella fase d'emergenza. Il problema non è unirsi quando tutti si ha paura, il problema è di mantenere l'unione quando non c'è più la paura che ti spinge a farlo. Ed ora nuovo collegamento in diretta con la nostra Isabella Gregorato da Udine, assieme a lei l'assessore alla sicurezza di Udine, Alessandro Ciani, a te la linea. Sono sempre qui nel Salone del Popolo a Palazzo D'Aronco, dove appunto si è conclusa da poco la riunione di giunta. Con noi l'assessore alla sicurezza Alessandro Ciani. Quindi possiamo fare un primo bilancio, perché la città ha ripreso a vivere, i cittadini hanno ripreso a muoversi per le strade, si sono comportati bene nelle prime 24 ore? Ma io devo dire che il bilancio è complessivamente positivo, in particolare ieri mattina, ieri pomeriggio ho visto comportamenti molto rispettosi, sono stato colpito da tanti sorrisi delle persone che hanno riacquistato una quasi libertà. Ieri sera effettivamente si sono verificati alcuni singoli episodi abbastanza preoccupanti. Lo dico francamente con un po' di rammarico, avendo nemmeno 30 anni, tanti giovani, tanti giovanissimi non si sono comportati nel modo più corretto. Alcuni hanno letteralmente preso d'assalto alcuni pubblici esercizi, mettendo in difficoltà gli stessi esercenti. Ho ricevuto stamattina diverse chiamate proprio di tanti esercenti virtuosi di Udine che chiedevano consigli all'amministrazione comunale sul come comportarsi per prevenire questi episodi, perché loro stessi ieri sera si sono trovati in difficoltà. Quindi devo dire che questo è un atteggiamento sicuramente collaborativo che io ho molto apprezzato. Sono stato convocato questa mattina per domani in prefettura per una riunione insieme al prefetto e alle forze dell'ordine proprio sul tema della prevenzione di questo tipo di fenomeni. Ovviamente da parte nostra non c'è la volontà di fare sanzioni o di prendere ovviamente provvedimenti particolarmente seri, d'altra parte però ovviamente c'è una certa preoccupazione, perché questi comportamenti non fanno altro che mettere a rischio la nostra libertà, insomma soprattutto mettere a rischio la curva dei contagi. Quello che quindi io mi auspico e che si sia trattato di episodi sporadici, continueremo a informare, a fare attività di prevenzione. Se tuttavia dovessero proseguire comportamenti irrispettosi e in palese contrasto ovviamente con le disposizioni di legge, dovremo assolutamente intervenire. Ecco, ma ci sono state delle zone di Udine particolarmente prese di mira nelle ore scorse, no? Nelle ore della sera, della notte? Sì, ci sono stati alcuni locali, in particolare del centro storico, che sono stati presi di mira. Si tratta soprattutto di studenti delle scuole superiori dell'università che non si sono comportate correttamente. Penso ecco che il primo segnale però, e cioè il fatto che tanti esercenti ci abbiano contattato per cercare di collaborare con noi per evitare questo tipo di situazioni, sia un segnale molto molto positivo, perché significa che i primi ad essere responsabilizzati e a non voler creare assembramenti, non voler violare le norme per un puro interesse economico personale siano proprio i nostri imprenditori. Questo significa che c'è una grande responsabilizzazione, che c'è molta testa nei nostri imprenditori, che vogliono sì ovviamente riprendere a lavorare, ma vogliono tutelare loro stessi, i loro dipendenti e la loro clientela. Quindi lavorare in sicurezza per tutti. Questa è la cosa fondamentale per il rispetto sia delle attività economiche che dei cittadini. Ovviamente violare le norme sulla propria sicurezza e sul divieto di assembramenti significa di fatto mettere a repentaglio non solo la propria salute, ma anche la salute delle persone con cui si ha a che fare, la salute dei propri cari, dei propri familiari, e questo è assolutamente inaccettabile. Quindi l'appello è sì riprendere la nostra libertà, ma farlo in maniera assolutamente sicura. Bene, ringraziamo l'assessore alla sicurezza Alessandro Ciani e restituisco la linea allo studio. Grazie a te Isabella, facciamo una piccola pausa per la pubblicità, poi ritorneremo in diretta da voi la linea tra poco.
Bentornati a Da Voi la Linea. Angelo Migliorini, che da oltre 30 anni svolge con successo l'attività di agente generale assicurativo, lancia un messaggio di speranza e di fiducia ai cittadini e alle imprese del Friuli in questo momento così particolare. Insieme ce la faremo, così come ce l'abbiamo fatta dopo il terremoto del 1976. Migliorini annuncia poi che il prossimo 8 giugno nascerà dall'unione tra tre agenzie del territorio il gruppo Friuli Assicurazioni. Caro Angelo, in 30 anni si può, ma spiegaci qual è il tuo metodo di lavoro. Il nostro metodo di lavoro che abbiamo acquisito a seguito di un'accurata formazione che segue il nostro responsabile Massimo Sappa è come affrontare il tema di non far rimanere senza soldi la collettività, i professionisti e i nostri clienti. Noi con questo metodo di lavoro andiamo a mappare i rischi di tutti i nostri clienti per dare le risposte in termini di welfare, di previdenza, di assistenza e trovare le soluzioni come atto finale di questa nostra consulenza che da ora prestiamo in termini complessivi attraverso tutti i nostri collaboratori. Vorremmo dare un segnale ai cittadini di Udine, alle imprese, come siamo stati capaci nel 76, dopo il tremendo terremoto di quei tempi, essere stati protagonisti della ricostruzione e della capacità e della forza e della determinazione di ogni cittadino friulano. Non è la specie più forte che sopravvive nella più intelligente, ma quella più reattiva ai cambiamenti. Sì, io ritengo che in questa affermazione che abbiamo fatto nostro anche qui come Assi Udine, divulgandolo al nostro interno e lasciandolo come messaggio per l'opinione pubblica e per la collettività, sia un messaggio chiaro e significativo. Dobbiamo essere intelligenti, dobbiamo pensare che insieme ce la possiamo fare e ce la faremo. Inizio. Rimanere assieme è un progresso, lavorare assieme è un successo. Cosa sta succedendo, Angelo, nella tua azienda? Dall'8 giugno 2020 nasce il gruppo Friuli Assicurazioni SRL. Investe nel ruolo di presidente, rappresentando anche i soci Franca Costalonga, Usari Giorgio, Moreno Gardellini e Stefano Fornasiero. Nasce l'unione tra tre agenzie della provincia di Udine, Unipolsai, che proprio si mettono insieme per dare forza a un progetto che dovrà caratterizzarci nel territorio e in tutta la regione. Andiamo in Valresia, da secoli terra di arrottini, da cui tanti uomini anche con i loro figli sono emigrati in tutto il mondo per affilare lame e coltelli, aggiustare ombrelli. La loro storia è raccontata dalla collezione custodita nel Museo degli Arrottini di Stolvizza. Buongiorno a tutti, oggi ci troviamo a Stolvizza di Resia, esattamente nelle sale espositive del Museo dell'Arrottino. Mi piacerebbe raccontarvi qualcosa sul Museo dell'Arrottino, come è nato e perché è proprio qua a Stolvizza. Ecco, dobbiamo fare qualche passo indietro nel tempo per poter spiegare appunto la nascita del nostro museo. All'inizio, esattamente nel 1998, un gruppo di arrottini di Stolvizza, esattamente 8, decisero di fare qualcosa per ricordare questo mestiere tipico della Varresia, un mestiere tradizionale appunto. E cosa fecero? Si unirono e fecero erigere il monumento che si trova qui all'entrata di Stolvizza, dedicato appunto al mestiere dell'arrottino.
un monumento che vuole ricordare tutti gli arrotini scomparsi ormai, che hanno lasciato le tracce di questo mestiere. Da lì, erano nel 1998, e hanno preso un'altra decisione importante. Hanno deciso, assieme alle famiglie degli arrotini di Stolvizia e della Valle, ormai scomparsi, di raccogliere il materiale che appunto raccontava, testimoniava i passi di questo mestiere. Quindi, insieme agli abitanti di Stolvizia, hanno fatto una prima raccolta che è stata esposta sotto la chiesa di Stolvizia. Da lì, visto il successo che aveva ottenuto questa prima mostra espositiva, hanno deciso di incrementare questa raccolta. A suo tempo il comune di Resia stava ristrutturando lo stabile, dove adesso è appunto ospitato il Museo dell'Arrotino, che fino al 1976 ospitava le scuole di Stolvizia. Al termine del restauro di questo stabile, esattamente nel 2005, il comune ha deciso di donare, in comodato d'uso, il primo piano di questa struttura, che appunto dal 2005 ospita il Museo dell'Arrotino. Attualmente il Museo dell'Arrotino è gestito dall'associazione CAMA, Comitato Associativo Monumento all'Arrotino. Questa associazione raggruppa tanti arrotini e amici degli arrotini, attivi e non, maggiormente che vivono fuori valle. Ecco, l'importanza di questa associazione appunto negli anni è stata quella di tenere vicino tutti questi arrotini che nel tempo ormai stavano scomparendo, perché purtroppo il mestiere dell'arrotino è un mestiere che via via nel tempo si è un po' perso, ecco, non è stato più tramandato come un tempo. La funzione principale dell'associazione nel tempo è stata quella di mantenere il contatto tra tutte queste persone che appunto hanno praticato questo mestiere e hanno portato anche il nome della Varresia fuori in Italia e anche all'estero. L'associazione si ritrova ogni anno la prima domenica d'agosto per dar vita a questo mestiere, con la sua tradizionale festa. Una festa che ormai l'anno scorso, nel 2019, è giunta alla 22esima edizione, dove appunto in quella giornata tutti questi arrotini si raggruppano e danno dimostrazione del loro mestiere. E la gente può praticamente venire a vederli e portare ad arrotare questi loro attrezzi. Gli arrotini hanno avuto il piacere in tanti anni di essere invitati e di partecipare a varie manifestazioni, sia in regione che su tutto il territorio nazionale e anche estero, portando a far conoscere questo tradizionale mestiere della Varresia. Vi ringrazio per l'ascolto, per questa prima presentazione sul Museo dell'Arrotino, e vorrei ringraziare il Comune di Resia, l'Ecomuseo, per aver dato questa opportunità al nostro museo di essere presentato. Un grazie a tutti e ci ritroviamo alla prossima puntata. Siamo in chiusura alle 14.30, ritorniamo in diretta a uno speciale fase 2 condotto da Alessandra Salvatori. Grazie a voi per l'attenzione e buona giornata.